Buonasera, un appuntamento un po' particolare, quello odierno. Ci saranno tre puntate dedicate alla fatica letteraria del amico, direi più che collega. Fatica sì, letteraria, insomma, non esageriamo. Mauro Malaguti che ci propone SPAL 110, ovvero da quando è nata la SPAL sino ai giorni nostri. Il percorso attraverso tanti racconti, personaggi, statistiche, insomma tutto ciò che è colorato di bianco-azzurro. Ma Mauro, affiderei a te il compito innanzitutto di raccontarci come è nata questa idea meravigliosa, perché ovviamente ripercorre la storia della SPAL e anche per come è stato poi scritto questo tuo libro e che cosa contiene questo libro. Non voglio rubare spazio ai nostri ospiti che fra poco vedrete, quindi cerco di essere sintetico. Il libro nasce dall'idea di un collega, perché Gianni Marchesini, editore, è in realtà un giornalista che è arrivato come me all'età della pensione e ha deciso di fare anche dei libri di sport. È stata un'idea molto bella e mi è piaciuto molto lavorare con lui, perché mi è parso di lavorare non con un editore che non ne sa nulla, ma con un collega che ha lavorato al Carlino, a Stadio, eccetera, che è pratico della materia. Quindi abbiamo lavorato in ottima sintonia. Il libro ripercorre 110 anni di SPAL dall'inizio agli ultimi anni. Direi che si divide sostanzialmente in due parti per quanto mi riguarda, cioè gli ultimi 43 anni li ho vissuti seguendo la SPAL per la Gazzetta di Ferrara, per la Rai e Telestense con voi e poi per il resto del Carlino. Mentre gli altri, diciamo, li ho imparati da giovane tifoso, seguendo la squadra iniziata con mio papà, a cui dedico, diciamo, simbolicamente questo lavoro, e poi naturalmente, come tutti, imparare, studiare, leggere i libri e i giornali di allora. Quindi l'ultima parte è un po' più diretta, la prima parte è di conoscenza più indiretta. Ci sono 100 personaggi più altri 50 che ho, credo siano quelli attraverso i quali si può meglio raccontare la SPAL. Non i migliori, attenzione, perché ci sono anche personaggi che non hanno avuto magari degli esiti molto positivi, in particolare a livello anche dirigenziale, però credo che anche attraverso queste esperienze, attraverso questi personaggi, si potesse raccontare la SPAL. Quindi non ci sono tutti più bravi, perché altrimenti, ripeto, avrei dovuto mettere tutte le formazioni degli anni della Serie A e probabilmente poche eccezioni a quelle. Ci sono i personaggi che secondo me raccontano la SPAL. Ci sono tutte le statistiche complete, la SPAL di oggi, la favola dei ragazzit di Mattioli, che finalmente siamo riusciti a dare, applicare questo ragazzit che è sempre stato collegato solo a Paolo Mazza, anche a Walter Mattioli. Voglio dire semplicemente un'ultima cosa, che è un'opera che ho fatto con molto affetto e molta passione e che ho avuto il piacere di presentare davanti a tanti amici che hanno avuto la bontà di radunarsi attorno a noi. Oggi ne abbiamo qualcuno qui con noi, no? Ecco, in occasione della presentazione è a testimonianza di quello che è l'affetto che lega coloro i quali hanno fatto la storia della SPAL, sia coloro i biancoazzurri che a te, Mauro, tantissimi grandi nomi. Io credo che quando si dice che la SPAL è per certi versi una famiglia, per certi altri è una cultura, non si dicono due cose inesatte. Una cultura perché è un pezzo di storia della città, è un pezzo di storia importante in cui molta gente si riconosce, perché a Ferrara la SPAL è sentita come non tutte le piazze sentono le loro squadre. È una famiglia perché io vedo che l'ho sperimentato altre volte prima delle presentazioni di questo libro, quando ci si trova in qualche occasione per qualche torneo come il Mongardi che Pasetti ha organizzato per anni o per altre situazioni, vengono sempre tantissimi anche alle pranzi di GB Fabbrica, adesso vengono portati avanti dalla figlia, quindi evidentemente sono persone che poi alla fine hanno il piacere di stare insieme, perché non c'è guadagno, non c'è, semplicemente un incontro tra persone che si sono conosciute, hanno lavorato insieme, qualche volta hanno anche bisticciato magari fra noi e loro, perché questo richiede la professione, e poi alla fine se ci ritroviamo ancora qui vuol dire che tutto sommato sappiamo che da ambo le parti la situazione è sempre stata gestita con onestà e buona fede. Grande legame con la SPAL e con Ferrara, perché questo è un territorio che dà tantissimo anche a chi arriva ormai maturo, perché chiaramente un giocatore arriva a Ferrara attorno ai 18 anni, però in tanti, ne abbiamo testimonianze anche questa sera, hanno poi piantato qui le tende. A proposito di testimonianze, Paolo, ti affido il compito di presentare i nostri ospiti che in tre momenti diversi hanno fatto parte della storia della SPAL. Due le tende le hanno piantate qua da quando sono nati, perché abbiamo Gigi Pasetti, che è stato protagonista nella SPAL anni 60 come calciatore, poi per quanti anni allenatore Gigi? 22 anni fra vice e settore giovanile. Abbiamo Ruben Buriani, che è di quartiere di Porto Maggiore, quindi anche lui la tenda ce la ritrova da quando è nata, e abbiamo Luca Capecchi, che non viene poi da tanto più lontano, anche se ha girato l'Italia parecchio, no? Esatto.
Benissimo. L'ultima cosa che volevo dire, questo ci tengo, l'ho detto anche nella presentazione, ci tengo a dirlo ogni volta. La storia della SPAL l'hanno poi scritta loro, quelli come loro e tutti gli altri. Io l'ho trascritta, sono due cose diverse. La storia della SPAL scrive chi la fa, sul campo, dietro le quinte. Io mi sono limitato a trascrivere con la mia prospettiva, non tutti saranno d'accordo, sicuramente c'era molta gente che ha visto le cose da sotto altre angolature, insomma. È una soggettiva sulla SPAL, la mia SPAL in qualche modo. Tanto non è una cronaca, non è una rida cronaca. No, è una storia critica, abbiamo scritto nel sottotitolo, perché insomma cerchiamo di ripercorrere quegli anni in sintonia come li abbiamo vissuti, se sono stati anni infelici, adesso non ci diciamo che sono stati belli, se sono stati anni in cui uno c'era antipatico, non ci diciamo adesso che è diventato simpatico, insomma sono stati semplicemente anni che allora si vivevano quotidianamente in cronaca e adesso riviviamo in storia, che è una prospettiva più distante, che consente magari anche di fare dei punti fermi a bocce ferme più stabili. Andiamo in ordine cronologico con i nostri ospiti. Sì, dai, noblesse oblige, l'età ha un peso, Gigi Pasetti. No, io dicevo cronologico relativo alla storia della SPAL. L'età, la cronologia rispecchia... Non volevo arrivare a quello. Rispecchia l'età spallina. Gigi Pasetti, quanti anni sei entrato tu nel settore giovanile della SPAL? 14 anni. E in che anno hai debuttato? Ho debuttato nel 64. E quanti anni hai fatto... Dopo il debutto ho fatto un campionato di Serie B e tre di Serie A. Quindi quattro stagioni poi, diciamo nella categoria superiore. Poi una volta che la SPAL è scesa in Serie B, tu eri da sono Serie andato, A e quindi sono andato a Torino e poi sono tornato dopo non so, mi sembra quanti anni, a fare l'allenatore dell'80. E quanti anni hai allenato? Da altri 22. 22. Ruben, tu in che anno sei entrato nel settore giovanile? Io sono entrato anch'io all'età di 15 anni più o meno, facevo gli allievi, allora li chiamavano le Furie Rosse, guidate dal povero Ottavio Ferraresi e da Luciano Chiazzanti, che era il nostro uomo che ha fornito in molte, giro a portare. Molte delle foto di questo libro me le ha date proprio Luciano. Infatti ho visto che c'era anche... Anzi, scusa, se apro una parentesi, volevo dire che le fotografie di questo libro, come dei due precedenti miei, che sono ormai antichi, le ha fatte Sergio Pesci con l'agenzia Business Press, il biofotografo di ogni mio libro. Scusa. Beh, la parentesi. Niente, figurati. E poi dopo ho fatto allievi, Primavera e De Martino, perché allora c'era De Martino, quello che tutto è sul calcio in questo momento, vogliono le seconde squadre, che era bellissimo perché giocavano i giocatori che erano meno usati alla domenica, integrati con alcuni della Primavera che secondo loro erano quelli che potevano avvicinarsi nell'orbita della prima squadra, ecco, come riserve. Poi dopodiché ho fatto questa trafila e poi sono stato mandato in comproprietà a Monza e da lì è iniziata la mia carriera calcistica, diciamo così, a certi livelli, per poi ritornare dopo l'infortunio subito, che però purtroppo, ahimè, a quell'età lì, l'infortunio subito che avevi, non eri più in grado di poter dare qualcosa in più e mi sentivo... Poi hai avuto una terza stagione da dirigente. E poi ho avuto la terza stagione da dirigente, che qui è stato Gigi che mi ha imbragato dentro in questa situazione, perché Paolo Mandini, anzi lo vorrei anche ricordare perché è stato un grande tifoso della SPAL, un grande appassionato della SPAL. L'assessore alla SPAL, non bravo, allo sport. Infatti lui diceva sempre che era l'assessore della SPAL. Che gli ha detto, guarda, mi serve un direttore sportivo perché qui la situazione è questa, e Gigi ha detto, guarda, c'è Ruben a Milano, che lavora per Milan, conosce un po' tutte le categorie, perché col mercato in Milano io facevo tutti i ragazzi che uscivano, andavano in C, conoscevo un po' questo mercato, sono venuto qui a dargli una mano, ma solo per iniziare, perché d'altronde pescato con Lodo Petrucci, partivi in ritardo, facevi campagna acquisti in agosto più o meno, e poi dopo 15 giorni dovevi già giocare, è stato un correre continuo e poi le cose sono andate così. Ma adesso ci torniamo e approfondiamo. Perfetto. Luca invece anche lui, diciamo, non è stato proprio fortunatissimo come periodo, perché ha affrontato l'intera gestione Butelli. Se non sbaglio, tu e Zamboni siete gli unici due o dimentico qualcuno? No, che hanno fatto l'intera che abbiamo fatto l'intera parabola, l'intera parabola, sì. Quindi Rise to Fall, ma dopo ne parliamo, ci torniamo. Sì, sì. Cominciamo da Paso, dai. L'età. Comincia dall'età. Paso, raccontaci Paolo Mazza. Oddio, l'altra sera mi sembra che tu abbia detto che non vedeva molto bene i Ferraresi. Sì, in generale. Posso dire che io nei 4-5 anni che ho fatto qua alla SPAL, quindi nei... diciamo con i grandi, non ho mai ricevuto un rimprovero dal presidente, mai. Ma tu, perché io... eri bravo, ma... Vabbè, sono ferrarese. Sì, ma non è che lui odiasse i ferraresi, però riteneva, lui me lo disse anche quando era già verso la fine della sua parabola, che per lui i ferraresi era
Boom. E infatti non ce n'erano tanti in prima squadra in quel periodo. Che sto dicendo, non è che li odiassi, quelli anni, buoni li adoravano. Primo anno, però, che, però io... Che negli anni pochissimi giocatori nati e cresciuti in provincia di Ferrara poi hanno trovato una collocazione ai massimi livelli, percentualmente parlando, ovviamente qualche nome c'è. Sì, questo è vero, però come io personalmente non ho mai avuto questi rimproveri. Ho fatto il capitano anche una volta, quindi vuol dire che aveva buone considerazioni, forse magari... perché è stato l'anno, il secondo anno di Serie A, quello che ha fatto più partite di tutti e giocava un po' dappertutto, quindi si vede che vedeva in me quello che gli dava un qualcosa. Ecco, ecco il discorso di Paolo Mazza. Paolo Mazza era un capo che gli allenatori dovevano accettare e buonanotte, fine. Era lui l'allenatore. Si dice che fosse anche spesso un papà, però sapesse anche alternare sì, sì. Queste. Beh, te l'ho detto prima che non ho mai sgridato su quelle cose che anche su degli errori che facevo, che non ne ha fatti. Però era un grande manager, perché mi ricordo l'ultimo anno che proprio come si chiama il giornalista che c'era, quello Giordano, quando siamo andati via, ha detto la SPAL chiude con 400 milioni di vantaggio. Quindi era un manager, faceva di... giocare per incassare, perché giustamente la SPAL poteva fare solo la Serie A in un contesto così, col settore giovanile che lui imponeva di far giocare, che poi erano bravi quelli che giocavano, perché non erano scadenti. Pasetti, che ricordiamo, nei suoi 4 anni ha fatto 111 partite con la maglia della SPAL, che non sono pochissime. Ruben, mi racconti le tue due parentesi da giocatore, quella negli anni 70 e quella negli anni 80. Beh, io, ripeto, nella SPAL ho fatto queste tre file e poi credo che Cacciagli ci fosse allora. Sì. Mi abbia convocato per un triangolare dove il Foggia, Cesena e SPAL, Foggia e Cesena credo che dalla Serie B fosse andato in Serie A e la SPAL dalla Serie C con Cacciagli fosse andato in Serie B e ha fatto questo triangolare a Ferrara. E io sono stato convocato a Cacciagli, che poi dopo ho fatto 10 minuti, un quarto d'ora, adesso non mi ricordo più col Cesena o col Foggia, non mi ricordo più con quale squadra contro. Poi dopo, ripeto, dopo da lì andammo a giocare a Monza con la De Martino e lì venne fuori uno scambio con l'Eban o con, io credo con l'Eban forse. E in aggiunta, molto probabilmente loro avendomi visto giocare a Ferrara con la De Martino e Monza e a Monza con andata e ritorno, mi disse nella trattativa Giorgio Vitali, spinto anche dall'allenatore che mi aveva visto, mi ha detto guarda, se ne andate, puoi buttare dentro, metti dentro sto ragazzo che io ho visto giocare e che secondo me può andare bene. Ecco lì è nato tutto. La mia, diciamo così. Quindi tu lì hai fatto il settore giovanile ma non hai potuto debuttare. Però poi sei tornato e purtroppo però lì avevi subito quel grave infortunio, certo, in internato. Ma no? Vorrei ritornare indietro. Sì. Per quello che ha detto Gigi di Mazza. Mazza era già, secondo me, all'avanguardia del calcio nazionale. Perché creare un centro sportivo come aveva creato lui allora. Ma erano poche le squadre in Italia che avevano un centro sportivo così. Io credo che fosse solo Milanello. A Piano Gentile. Milanello è Piano Gentile. Sì. Ma qui era uno spettacolo, adesso è bello, per l'amor del cielo l'avranno tutti. Ma allora c'era tutto, c'era foresteria, ristorante, donne che venivano a farti le pulizie. Sai Ruben che rischiamo l'anno prossimo di tornare a queste cose, perché si parla una volta che venga declassificata l'area da edificabile a non edificabile di un riacquisto da parte della famiglia Colombarini. Tu avrai sentito Matteoli che ha spesso sì. Parlato di voler fare un progetto simile. Ma è normale. Non a caso stanno già costruendo il nuovo spogliatoio e la nuova palestra. Certo, ma se tu, già lui era all'avanguardia, la palestra c'era tutto, faceva il ritiro alla prima squadra, io mi ricordo quando eravamo ragazzi, lì c'era il ritiro Vecchie, Croci. Ricordiamoci che parliamo di una cinquantina di anni fa. Ma cioè, per dirti, stiamo cosa aveva pensato questo uomo, cioè, rimani basito, perché uno che pensa già al futuro, vuol dire che tu ce l'hai nel DNA di essere un manager vero, non per quello è arrivato anche in nazionale, non per quello era ascoltato da tutti i presidenti di Serie A, perciò era anche un onore, poi quando lo vedevi su nella sala del ristorante che dava sul campo principale, per noi era come vedere il Papa, cioè nel senso, voglio dire, il tuo papà, cioè quello che faceva paura se vi faceva un verso per un errore. Sì, ogni tanto diceva, ma chi è quel lì? Ma come fate a calzare ci importa? Perché, capito? Però veramente era una roba
all'avanguardia, insomma. Io sono rimasto... I successi, d'altronde, se tu non hai queste caratteristiche, non puoi mantenere una squadra a certi livelli. La per tua casa te tempo, la devi fare. Per tutto, un tempo. Per tutto adesso, tempo. Molto niente, le cose... No, no, ma dico per tutto quel tempo, cioè, tutti quegli anni, non tutti sei rimasto in Serie A un campionato... Dunque. Come diceva Gigi, giustamente, lui certe... Poi, secondo me, era talmente furbo e scaltro che lui faceva finta di non vedere il giocatore. Ma lui lo sapeva che aveva i giocatori in casa e sapeva anche che poteva andare all'incasso. Però faceva credere a tutti che non gli poteva interessare. Dopo la pubblicità te ne racconto uno in proposito che è divertente. Immagino. Ci rivediamo tra poco. Ruben, parlavamo prima di Rimassa e delle sue furbizie. Una me la raccontò il geometra Rossati, che purtroppo non è più tra noi, e mi raccontò che andarono in Friuli, lui li faceva da autista un po', allora lo accompagnava, e Massa vide un giocatore, Domini, che poi è diventato un giocatore, e allora giocava bene Domini. Dopo 5 minuti disse a Rossati, quelli le forti, e poi si rivolse a quello del selezionatore friulano e gli disse: chi è quel deficiente lì? Tiralo via, non la voglio più vedere, sotto un altro. Poi alla fine trovò un altro giocatore, di cui non faccio il nome perché non fece nessuna carriera, e disse: voglio il numero 7, però andanco la triste, e quello buono era Domini, quello triste. Se posso ritornare indietro un passo, nella selezione della nazionale di Serie C che facemmo allora a Cremona, c'era Paolo Massa a vedere. Cioè, io me lo ricordo perché finita la partita mi disse: ti piacerebbe ritornare a Ferrara? E io gli dissi: guardi presidente, mi trovo bene qui, sono titolare in questo momento qui a Ferrara, come sarei messo? Punto. Capisci? Cioè, non è vero che lui, non, okay. lui sapeva come andavano le cose, perché era troppo furbo e scalto, era troppo bravo per questo mestiere. Se avesse potuto, quindi ti avrebbe riportato. Secondo me sì. Perché lui ha incassato tanto, perché ha incassato 500 milioni. Tu e Tosetto arrivate. No, solo io. Solo tu. Solo io. Perché poi c'è stato un momento in cui il Monza aveva il 50%. La Spal voleva l'altro 50%, ma il Monza non era in grado di pagarlo. E allora entrò dentro il Como. Perciò, in pratica, io ero diventato un giocatore del Monza e del Como in quel momento lì. Ma giocavano nel Monza e alla fine quando è venuto al Milan hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Ognuno ha preso la sua parte. E lui ha preso la sua parte e io sono andato a Milano. Luca, tempi moderni con te. È bello ascoltare. È bello, ma guarda che a me è sempre piaciuto, è sempre piaciuto. Poi dopo comunque a Ferrara si è sempre sentito parlare, anche quando sono stato io questi anni. Sento sempre sentito parlare di Mazza, di chi c'era prima, per cui sai, sono cose che un pochettino uno ascolta, assapora si e gusta. Un po' di storia del respira, calcio. Perché poi dopo è bello ascoltare, è bella la storia, no? È bella la storia. Continuiamo proprio con te, ci racconti una storia un po' più recente. Raccontaci dalla tua prospettiva i 4 anni di Butelli, partiti con molte promesse, purtroppo finiti come sappiamo. Ma la prospettiva è stata questa, che siamo partito il campionato, il primo anno, un campionato che forse nessuno si aspettava, magari un pizzico, non dico di fortuna, perché secondo me non è stata fortuna, ma un pizzico di organizzazione in più, saremmo potuti arrivare ai playoff e magari vincerli, perché bastava veramente una pedina, due pedine per poter cambiare la storia. E secondo me è stato un errore, ma non è stato un errore dopo, è stato un errore perché noi avevamo già fatto presente quale poteva essere stato l'errore, l'errore che si poteva creare, no? Non abbiamo preso una punta, è quello che ci mancava quell'anno. Abbiamo preso un altro giocatore, non faccio il nome, che è un ragazzo che aveva giocato anche con me, e avevamo detto al direttore, al presidente: guarda, prendiamo una punta, non prendiamo, perché secondo noi già dall'interno, no, era l'anno di Arma, ma era l'arma che era arrivato dai dilettanti, era l'arma che aveva tirato per la carretta per tutto il campionato. Potevamo in quel momento forse avere un pizzico in più, una spinta in più da qualche persona, da qualche giocatore importante o comunque di esperienza. Questo non è capitato e il primo anno è andato via liscio, cioè non ci sono stati problemi. I problemi sono cominciati il secondo anno. Cioè, ti riferisci a problemi economici? Problemi economici, assolutamente. Ma i problemi economici, dopo, come sappiamo, chi ha giocato a calcio, poi alla fine lo vediamo adesso anche nella società di oggi nostra, no? I problemi economici poi ti portano dietro
anche problemi fisici, problemi psicologici, per cui anche questo, il calcio è un pochettino quello che è la nostra storia, la nostra, quello che succede nella nostra generazione, no? Adesso il lavoro non vieni pagato e lì ha cominciato a entrare un pochettino il tarlo, anche se il secondo anno, bene o male, siamo riusciti a navigare a vista, diciamo così, siamo riusciti a venirne fuori. Il terzo anno, che era l'anno, è stato l'anno in cui si è speso un poco di più, secondo me, l'anno che probabilmente pensavano di fare il salto di qualità, invece è stato l'anno più disastroso, l'anno in cui poi è venuto fuori il fotovoltaico, le spese. Una domanda precisa: in quel momento tu hai avuto, voi giocatori avete avuto la sensazione che sarebbe andata a finire come è finita? Parlo della In quegli anni no, cioè nel senso non no, che avevamo capito com'era il giochino, no? Però abbiamo sempre cercato di tirare avanti perché le persone che lavoravano all'interno, faccio un nome a caso, Renato Schena, che era la persona che in quel momento era forse la persona che ci dava più fiducia, no? Continuava ad aiutarci, continuava a essere in prima linea, per cui a farci vedere che comunque lui era presente e lui sapeva e conosceva. Per cui ci ha dato la fiducia, secondo me quella figura ci ha dato fiducia. E allora abbiamo cercato di... Ci rendevamo conto anche dall'esterno dell'importanza di Renato Schena. Assolutamente, era una persona che ci ha dato fiducia, era il cardine, ok? Era un dirigente, perché alla fine... Anche Pozzi che avrebbe dovuto essere più sì, però, cardine sì, di Schena, però, quel ruolo però, però sapevamo che Renato era una persona... Affidabile, era dentro con noi sempre, tutti i giorni, per cui era la persona che era la lancetta, ok? Se andavamo sul rosso sarebbe intervenuto. Ecco, poi dopo è stato Renato che ha dato lo scossone. Quindi, quando dice il momento in cui lui se n'è andato, è stato il momento in cui se n'è andato, capito. Ci siamo resi conto che effettivamente allora c'era qualcosa da temere. Cioè, poi c'era anche un'altra molla che in quel periodo vi spingeva, sempre l'obiettivo, perlomeno nei primi due anni, di poter raggiungere quel traguardo, cioè certo, in Serie B. Ma che poi alla fine all'interno, anche quando è successo quello che è successo, abbiamo cercato, soprattutto i più vecchi, no? Hanno cercato di mantenere un po' la calma. Noi a volte abbiamo messo anche, io parlo anche per Marco Zamboni, Marco, no? Abbiamo messo la faccia dicendo sì, adesso si risolverà la situazione, sapendo comunque che la situazione era critica. Ma perché? Perché avevamo un obiettivo. L'obiettivo era quello di salvarci nell'ultimo anno, no? L'obiettivo di riuscire ad arrivare alla fine, cercando di riuscire ad arrivare a un traguardo forse inaspettato per tutti, perché nel momento che riuscivamo a fare due risultati utili consecutivi, vincevi, pareggiavi, per cui vedevi, respiravi, arrivava la penalizzazione, bam! Vincevi magari due partite di fila, eri sopra i play-out, eri tranquillo, dicevi dai che ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Arrivava l'alta penalizzazione, per cui è stata sempre una rincorsa e siamo arrivati alla fine, secondo me, non per crearsi degli alibi, perché gli alibi fino a quel momento non c'erano stati, non neanche volevamo sentire parlare di alibi, l'unica cosa che siamo arrivati alla fine è che eravamo cotti, ma cotti qua dentro, perché avevamo tirato, penalizzazioni su penalizzazioni, arrivi alla fine che non ne hai più, e si è vista nelle due partite con il Pavia là, si è riusciti a strappare un risultato che era un risultato positivo per noi, ma forse in quel momento la nostra tensione mentalmente non c'eravate più, non c'eravamo eravate più. Un po' già in vacanza, in vacanza no, ma mentalmente salvi, se probabilmente se perdavamo quella partita, forse in casa potevamo sperare, sai, invece pareggiando là a Pavia abbiamo detto ok, dai, metà in tasca, invece eravamo... Mauro, tutto sommato simile all'anno del 0-0 a Como nel playoff. Sì, anche l'anno con l'Alzano, il playoff con l'Alzano. Con Como sappiamo perché. No, mi riferisco, Gigi, pensavo che dicessi alla finale, no, a Verona. Mi riferisco alla semifinale, quando 6-3, poi fu quel famoso 3-6 in casa. Perché parliamo finale... un po' anche di attualità, perché bella la storia, ma l'attualità è più calda. Paso, mi dici
il tuo punto di vista sulla SPAL attuale? Allora, guarda, devo dire la verità, dal vivo non l'ho mai vista. Quindi non posso dare un giudizio, un po' l'ho vista per televisione di spezzone di partita, specialmente con l'Inter non mi è dispiaciuta, però dopo non posso giudicare. Ruben, Luca, voi l'avete vista? Ma io la guardo per televisione. Dimmi le tue impressioni. La mia impressione, secondo me, è una squadra che ha tutte le caratteristiche per poter fare un buon campionato, diciamo, per salvarsi, o meno rispetto a quelle che in questo momento occupano i bassi fondi della classifica. Anche perché ha un organico, secondo me, superiore, un organico più di uomini. Superiore a chi, secondo te, come organico? Come, scusa? Secondo te, quelli inferiori alla SPAL come organico chi sono? Per me, guarda, allora... Benevento. Benevento, Verona. Anche Verona, secondo me, pur avendo dei giocatori importanti, però non, anche lì ovviamente c'è qualcosa che non quadra. Ecco, poi, sul Verona è un discorso legato a quello che è il gruppo, a quello che è, diciamo, la qualità dell'organico, oppure c'è qualche altro elemento che tiene la formazione veronese così? Guarda, in basso. Alessandro, bisognerebbe essere all'interno per capirlo. I giocatori ci sono, insomma, i Pazzini, i Cerci, e qualcun altro lì ci sono, insomma. Romolo, ecco. Tanto per farlo. Sì, Cáceres. Cáceres, hanno qualcuno, però bisogna essere all'interno per capire cosa sta. Ma io nella SPAL vedo la tranquillità, cioè hanno capito come bisogna fare, come bisogna giocare in Serie A in questo momento. Poi c'è un ambiente, devo dire, poi c'è un ambiente caldo, c'è un ambiente particolare, entusiasta, ti porta, anche se perdi una partita non succede niente, ti dispiace, vai a Verona, perdi, domenica contestazione allenatori e giocatori, oggi il ritiro. Allora sai, lì è una qualcosa che la SPAL in questo momento non soffre questo tipo di situazioni. Perciò giocano un po' con la mente un po' più libera, ripeto, poi secondo me è una squadra che ha delle qualità che può rimanere in Serie A in questo momento. Beh, davanti qualche gol te lo stanno facendo, dietro sono messi bene, se c'è da rinforzare un po', se fosse la mia domanda, prenderei qualche centrocampista. Penso che sia il punto di vista di tutti, soprattutto sicuramente. No, vedrai, guarda, io non parlo mai con nessuno, perciò in questo senso, è quello sì, un sì, mio sì. modo di vedere, perché davanti tra Paloschi, Boriello, adesso il recupero di Floccheri, Antenucci, Bonazzoli. Bonazzoli che ti può dare una mano, perché il campionato è lungo, vedi domenica sì. hai tre fuori, sì. Perciò già è importante avere dei sostituti che ti possono anche dare una mano. Io ripeto, poi la società è sana, seria, non ci importante. Sono questi problemi, diceva prima Capecchi, sai, il ragazzo non ha alibi, non c'è un centro sportivo adatto, campi bellissimi, cioè non ti puoi attaccare su niente, perciò devi solo pedalare, andare in campo e pedalare. Taccio, d'altro canto, come nel giorno della presentazione del libro di Mauro, ha detto a mo' di battuta, però Leonardo Semplici, nel momento in cui mi è stato chiesto di tutti questi ex chi l'ho vorresti sentito. Portare alla SPAL, è uscito subito un nome, forse non del tutto per caso, che era Oscar Massei, anche per il suo ruolo. Beh, infatti, ma... Scusa Gigi, no, è stato il direttore sportivo che ha detto Oscar Massei. Semplici ha detto tutti. Quelli che erano presenti li vorrei, tanto per darti... Beh, c'era un buon detto, elemento. Dice, dopo è chiaro che uno deve essere certo, però semplice ha detto li vorrei tutti questi. Luca? Oscar aveva ragione. È stato più chiaramente bravo. È stato il migliore in assoluto. Cosa aveva infatti l'ultimo anno altri? Che è mancato lui, noi... Cosa aveva più degli altri, Gigi? La classe? Tutto. Aveva la classe, la tranquillità, la personalità, aveva la sicurezza che dava a noi ragazzini. Perché ragazzi, noi giocavamo in Serie A con 5 giocatori di 19 anni, quindi 20. Era un dramma quando usciva lui. No, io ricordo che gli ultimi anni lui aveva qualche problema. Ecco, io mi ricordo che si andava giù per le scale, no? Allo stadio, quello vecchio, sì, Massa. Sì. Tu c'erano i gradini e ti portavano sotto lì. Lui si fermava lì sotto e non so il dottore cosa gli facesse. Perché faceva appunto, allora perché non c'era una sostituzione, diceva, non c'era niente. Cioè, dalla tribuna si diceva. E dovendo salire. Oscar era questo. Chi ha la fortuna in una squadra dove tutti gli anni deve lottare per salvarsi, di trovare una persona, un giocatore di qualità. Oscar faceva 10-12 gol ogni anno. Ma quanti ne faceva fare? Non è, appunto, oltretutto non è che faceva solo gol, ti rientrava, ti dava tutto.
E noi ci metteva sempre in condizione di esprimersi al massimo. Io ricordo in quegli anni Mauro che si trepidava tutta la settimana, specialmente negli ultimi campionati, quando Oscar non era più nelle condizioni ottimali, ci aspettava la domenica, perché allora era difficile avere indicazioni in precedenza per vedere la lista, lo speaker Antonioni che annunciava le formazioni o Bonvendemiati per sapere se c'era Massei. Se c'era Oscar tiravamo una volta il mercato chiedeva sul fischio di subito prima del fischio inizia la partita. Ma la fortuna nostra dei giovani è stata questa, di avere persone come Oscar. Poi sono arrivate altre due persone, uno c'era già, l'altro c'era già, che era Bozzaro, anche se il Bozzaro era più rompiscatole. Però le altre due persone, Muzio e Bagnoli, che secondo me l'errore più grande che ha fatto Mazza è stato quello di dare loro due all'Udinese, perché erano due giocatori, uno ti dava tranquillità in mezzo al campo, anche Bagnoli, e Rico faceva gol. Abbiamo un break, poi torniamo con Luca Capecchi. Sì. Ecco Mauro, sono 300 passapagine dedicate alla storia della Spal. Sì, ci sono molte statistiche, con metà delle parti riguardano. A noi maniaci. A noi servono e servono penso... un po'. Io adesso che ho i social, poi ci rendiamo conto anche di come è l'approccio dei tifosi. Vedo che quotidianamente si confrontano su dati, su numeri, non me l'aspettavo. Sì, a me è già arrivato un giocatore, non farò il nome, ma lo faccio, il tuo collaboratore Cervellati, che si è accorto che lui ha giocato un numero di partite leggermente diverse, adesso le conto una. Ovviamente una. Superiori avrei detto, perché in caso contrario non avrebbe contestato. Penso di sì, adesso comunque le conterò uno a una, perché mi fido fino a un certo punto di Ricky. Ricky ha notato che lui ha giocato qualcuna di più. Adesso si guarda, le conto uno. Fa procuratore. Di portiere in portiere, Luca. Ti chiedo due cose. Una, il tuo parere sulla Spal di oggi e sugli argomenti di cui discutevamo adesso. E un altro, visto che è il tuo mestiere, è stato lungo il tuo mestiere, volevo chiederti come valuti questo Gomis, che finora secondo me ha fatto molte buone cose, che magari in qualche situazione forse deve ancora migliorare. Mi riferisco alle uscite, perché c'è 196 centimetri. Partiamo dalla seconda. Da dove vuoi? Vabbè, partiamo da Gomis allora. Io sono stato... La prima di campionato l'hanno giocata a Roma contro la Lazio. Okay, io ero in vacanza lì perché mia moglie di Sabaudia è vicino a Roma e ho portato mia figlia a vedere la partita. E sono rimasto sorpreso subito. Non tanto da quello che ha fatto, che poi effettivamente in campo ha fatto grandi parate anche a Roma, ma dalla tranquillità che ha dimostrato. È il primo anno che fa la Serie A, per cui non è così scontato o... E, mi piace perché è reattivo, comunque è alto, ma è molto veloce, molto rapido, e poi sa leggere le situazioni. Quello che mi è piaciuto è proprio questo, la rapidità che ha, che per un ragazzo così alto non è sempre facile trovarlo. E appunto quello che è la tranquillità e leggere le situazioni. Mi è Dove piaciuto può migliorare? Molto. Dove deve migliorare? Ma migliorare forse tu dici che in qualche situazione, in qualche uscita... Se ti chiedo dove ha più margini di crescita secondo te. Ma io come l'ho visto io mi è piaciuto molto, non mi sono soffermato su che cosa può migliorare, perché mi ha fatto veramente una grandissima impressione. Non ha paura, nell'uno contro uno anche uscite basse, molto rapido, molto, molto deciso, e credo che sia importante soprattutto per una squadra, una neopromossa, che ha trovato un ragazzo con poi l'infortunio che ha avuto Benet, ha trovato un ragazzo pronto che... Se tu fossi l'allenatore con Meretta al 100%, cosa faresti adesso? Bella domanda. Adesso come adesso, devo essere... Domani torna Meretta schietto, ed è pronto. Devo essere schietto, sì, io schietto. Farei giocare a Gomis. Gomis. Anche perché poi, tutto sommato, Gomis è giocatore di proprietà della Spal, diciamo, no, ma io non lo faccio neanche... l'anno prossimo. Sì, ma io non lo faccio neanche a parità, per io guardo anche quello. Però sai, è anche vero che lo scorso anno ha giocato un anno Meretta, per cui anche Meretta lo conosco bene, quello che può dare, quello assolutamente, però poi dopo il calcio è talmente possono cambiare gli eventi, possono cambiare le situazioni, che da un momento all'altro, da un anno all'altro, da un mese all'altro, adesso secondo me Gomis sta dimostrando di poter togliere tante castagne dal fuoco, lo sta facendo bene, secondo me deve continuare così. Ecco, se fossi io l'allenatore farei giocare lui. La cosa che lui. Più ti piace, per chiudere l'argomento, della Spal, quello che più mi piace è delle ultime partite, che io ho visto sia prima che dopo, cioè le partite le seguo. Perché tu sei diventato un vero e proprio tifoso della Spal, ce ne rendiamo conto. No, perché mi piace. Adesso io ho avuto un periodo, devo dire la verità, che lo stadio non lo toccavo neanche con un dito, perché
dovevo disintossicare un pochetto di periodo sabbatico, me lo sono preso di 3 anni, devo dire la verità. Poi sono ritornato allo stadio, mi è piaciuto lo spirito che aveva la spalla, che ha la Spalli semplice, mi è piaciuto lo spirito combattivo, lo spirito che non si arrende mai. Nel momento di difficoltà sono riusciti, secondo me, a cambiare la mentalità, cambiare un pochettino anche il modo di approcciare le partite. Prima era cercare di giocare sempre. E quando, secondo me, ci sono dei momenti, quando si perde la partita 1-0, che non c'è quello scarto grande, allora uno dice vabbè, però abbiamo perso 1-0 e sono alibi, vabbè, abbiamo perso 1-0. Oppure, secondo me, invece, in quel momento sono stati bravi a dire sì, abbiamo perso 1-0, ma perché perdiamo 1-0? E allora hanno cambiato. Un po' quello che è successo anche l'anno scorso. Sì, esatto. Anche l'anno scorso l'approccio con la Serie B non era stato. Non è stato, però credo che sia la capacità dello staff tecnico di riuscire a. Magari quest'anno, secondo me, qualche partita in più l'hanno lasciata andare. Dal mio punto di vista, secondo me, potevano prima. Stringere le maglie prima. E una di queste. Di quello che mi piace della Spal è proprio questo modo di comunque riuscire anche nelle difficoltà poi in un qualche modo a venirne fuori, ne stanno venendo fuori, poi il campionato è lungo, la Serie A è molto difficile, bisogna che continuino e sicuramente, come dicevamo prima, forse, e come diceva anche mister Buriani, direttore, come la chiamo? No, mister direttore. Ok. E il centrocampo, secondo me, è il punto nevralgico di qualsiasi squadra, ma nella Spal forse ha bisogno di un poco più di esperienza, anche se, come diceva prima mister Pasetti, adesso anche il Grassi, che è un giocatore interessante, può dare una mano. Però forse è il punto nevralgico, il punto che ha più bisogno di rimettere un po' a posto le cose. E poi, quello che dicevo in trasmissione l'altra sera, che sono fatto partecipato dall'esterno alla trasmissione di Alessandro, dicevo che secondo me un uomo simbolo come Eros ha dato la dimostrazione, forse non ce n'era bisogno, ma ha dato la dimostrazione agli altri che a 34 anni si arriva in Serie A e se fisicamente, se mentalmente sei pronto e sei un giocatore che ha voglia di fare, dai la dimostrazione che entri allo Juventus Stadium e fai la tua partita. Ha fatto la partita, ha giocato dopo l'altra partita in casa contro il Genova, ha fatto la sua partita, ha dato dimostrazione che bisogna battere lì. Cioè, Eros è un giocatore che secondo me è il giocatore simbolo degli anni in cui sono stato io a Ferrara ad arrivare adesso, cioè è il simbolo di un Eros Chiavon che è rimasto a Ferrara, anche lui ferrarese acquisito. È dimostrazione che. Infatti, abbiamo sentito anche la curva come lo ami, lo hai attributato. Ma sì, ma anche perché penso sia un'azione. Torno un attimo al passato. Ruben, raccontaci brevemente l'esperienza che tu hai fatto da dirigente nella Spal con Paolo Mandini nel 2005, durata credo solo qualche mese, ricordo. Un paio di mesi. Ma sai, come dicevo poc'anzi, tramite Gigi che ha fatto il nome a Paolo, io sono arrivato qui per dare una mano, anche perché poi. Come dicevo sempre, non avevo contratto con la Spal, io avevo un contratto con Milan, avevo chiesto al Milan di staccarmi per venire a fare la squadra, poi dopodiché io ne uscivo fuori, una volta fatto il mio compito, capisci? Però c'erano sempre delle difficoltà, dirigenti che si conoscevano un po' poco, Tommasi che di calcio e ha fatto la commercializzazione, come Chiesa, che fosse stato presidente, aveva i suoi uomini, infatti una sera. C'era un po' due anime, diciamo. Sì, infatti una sera mi stavo parlando di un giocatore e mi disse, ma io i miei informatori mi dicono, detto, scusi presidente, abbia pazienza, ma se io sono qui, allora lei prende i suoi informatori, se li porti al mio posto e io me ne vado a casa. Cioè voglio dire. È stato lì che è nata un po' la frizione. Ma sì, ma che poi tutto sommato. Dimmi se poi sbaglio, sono il giocatore fuori. Era il francese, era il francesino Ims. Ma no, ma non era neanche per il francese, no. Stavo parlando di un giocatore ma soprattutto poi erano uscite chiacchiere, non so se lo posso dire, lo posso anche dire, tanto io non ho paura di essere smentito, che facevamo. Prendevamo i soldi sui contratti dei giocatori, che tu pensa, non avevamo neanche la sede noi allora, perché la sede era lì al Paolo Mazza,
che c'era ancora tutti la vecchia società. Perché dobbiamo ricordare che la Spalla era ripartita dalla C2 con Lodo Pertucci dopo i Pagliusi, aveva tra l'altro dovuto operare sul mercato a settembre rinviando la prima di campionato, quindi a mercato già chiuso la Spalla e un altro paio di società dovettero fare il mercato con quello che era rimasto. Certo, ma no, anche perché quando sono arrivato io sono andati via tutti, erano tutti svincolati. Sì, sì, era la, cioè, la regola. Proprio, erano i ragazzi del settore giovanile. Sì. Calma, io sono andato a parlare, io ero a Bologna, e Paolo ha fatto un discorso che ho fatto con lui, io andavo a parlare con i piccoli per rimanere, e infatti sono rimasti parecchi. Poi sai cosa c'era? Mi ricordo c'era Glerian, c'era che sono stato accusato perché non avevo. Ma Glerian allora prendeva 80 milioni, non so se fossero già lire o euro. Sai, il tuo budget era quello, tu non potevi. E poi un allenatore rimane lì se tu gli dai certe garanzie tecniche. Se non glieli dai più può dire no, mi dispiace, io me ne vado via. Ma li ho cerchiati, ma tanti ormai si erano già accasati, non vedevano l'ora di accasarsi, giustamente mi libero di qui e vado a giocare di là. Poi sono venute fuori ste chiacchiere, come ti dicevo prima, tanto la sede non ce l'avevamo, sai dove facevo i contratti io? Da Ricci. Da Renzo. Da Renzo Ricci, che mi ha dato un ufficio e lui lavorava lì, lui era vicepresidente, perciò i contratti di facevo li facevamo io e lui, li trasmettevamo a Comacchio, arrivava l'ok, dopodiché li firmavano, perché non è che, sai, davano fastidio, scusa, viene un ferrarese, cerca di fare le cose fatte bene, se ci riesce, chiaramente, e poi ti senti anche dire queste cose qua, a questo punto hai detto basta, me ne torno a Milano, sto meglio a Milano, arrivederci, cioè, neanche dispiaciuto, però la squadra così era terza, quarta in classifica, pur giocando ogni 15 giorni perché dovevi recuperare e avevi l'organico ridotto all'osso, insomma, mi ricordo che. E diciamo che ripartire dopo una cancellazione è difficile per tutti, e quest'anno direi, cioè scusa, quest'anno con questa dirigenza direi che quel sesto posto ottenuto il primo anno in cui passavano in 8-9 dalla C2 alla C unica è stato un trionfo, perché ripartire da zero è difficile. Devi andare a cercare i giocatori che non sanno fisicamente come stai, si stanno allenando con chi? Sì, ci sono le varie, non so, in montagna trovi chi fa al centro tecnico Coverciano fanno questo, al sud ne fanno un altro, però quando tu ti trovi lì come stanno fisicamente, li porti qua, bisogna fare le visite mediche, certo, certo. Poi non stanno bene, poi è un problema. È complicato. È un problema. Adesso parliamo di una cosa allegra, dai, per chiudere. Paso ha vinto uno scudetto, non sono in tanti che hanno vinto uno scudetto alla Spal, siete tu e Jimmy Fabbri, giusto? Allora voglio che mi racconti il tuo, ma voglio che mi racconti da giocatore, perché tu giocavi nella squadra di Jimmy Fabbri, anche quello di Jimmy Fabbri, in particolare quel bellissimo episodio del finale a perdere. Il finale a perdere è successo questo, che eravamo in fine campionato. Antefatto, campionato De Martino 1967-68, la Spal alle finali, Jimmy Fabbri allenatore, Pasetti tra i giocatori. No, solo Pasetti, Rei, Bertuccioli, Rizzato. Molti titolari eravamo accanto al gioco. Eravamo a Salto Maggiore a fare le fasi finali. Semifinale col Napoli il lunedì, 4-1 per noi, finale il giovedì con la Fiorentina. Facciamo la partita, andiamo avanti, 0-0, manca 10 minuti alla fine, dal presidente Massa arriva la parola: fate rigore, perché domenica abbiamo l'Atalanta. Sei col cavolo. Non voleva affaticarvi per supplementare. Voleva che facessimo rigore per non farci 0-0, fine supplementari 0-0, non c'erano i rigori, andiamo alla monetina e l'abbiamo vinto con la monetina e siamo arrivati a diventare campioni con l'Atalanta, però purtroppo quel gol all'ultimo minuto è servito a poco perché a Firenze abbiamo perso male, abbiamo perso 2-0 a Firenze. La morale di quella monetina è che un giocatore non ci sta a perdere neanche se glielo ordina il suo presidente, questo? È stato VGB però che ha detto no, non fatela. Un allenatore lui, beh, è chiaro, sai, lui voleva giustamente ma voleva partita vincere. Cosa vi disse Massa? Perché ma niente, sai, a quel punto lì era già contento che vince il campionato italiano e buonanotte, quindi sai, non era facile vincere il campionato italiano come Spal, che le finaliste erano Milan, queste squadre qua. È una grandissima immagine. La Fiorentina aveva riconoscimento del Fiorentina lavoro. Bruniera, Chiarugi, Merlo, Esposito, Superbi, aveva dei giocatori che poi hanno vinto il campionato in Serie A. Non ha potuto piangere, Massa, non ha potuto piangere. Quindi mentre, diciamo, il campionato vinto con i giovanissimi della Spal è stato il più bello. 85-86 a Savona. 85-86 facevamo il secondo, io e Bozzao con Galeone, e nel contempo allenavamo, prendiamo due stipendi. Però Bozza ha perso la finale nazionale di Beretti e noi abbiamo vinto il campionato italiano con tutti i ragazzi di Ferrara e uno di Adria. Tutti i ragazzi di Ferrara. Complimenti ancora. Ruben, volevi aggiungere una cosa, poi no, l'ultima parola. Ciao a tutti del comandante Massa, perché un giorno
questo me l'ha raccontato Luciano Chiazzanti, è troppo bella. Luciano andava in giro a vedere e aveva visto un ragazzo in un oratorio e parlando con il prete che gestiva questo oratorio, fa: guarda, mandamelo giù a Ferrara per favore a provarlo, il centro sportivo, e mandamelo giù la prossima settimana. La prossima settimana arriva giù sto ragazzo, solo che è accompagnato da un ragazzino poverino che aveva la gobba. Allora mi fa Luciano: ma questo, ma dai, fallo giocare, gli dice poverino. Mi spiaceva anche, insomma, non dargli questa soddisfazione al ragazzino. Insomma, li mette in campo tutti e due, arriva il commendatore. Ma chi è il Calgobli? Porca miseria, Chiazzanti sta per sprofondare, questo me la raccontava sempre. E ora corre verso il presidente, gli fa: ma chi è che ha portato sto ragazzo qui? Ma non vedete? E lui: guarda, il presidente, stiamo andando male, mi hanno detto che porta bene sto ragazzo qui. Ora il presidente l'andava io, cioè, se lei è chiamata così, se Luciano dovesse vedere la trasmissione, vedrai che non potrà sicuramente smentirmi. Cioè, aveva queste. Questa roba che la vede sicuramente. Luca, per chiudere in bellezza, visto che siamo in allegria, raccontaci anche tu la più ridicola che ti è successa nei 4 anni alla SPAL. Un episodio te lo c'è vita. Stato poco da ridere. Ma sì, no, no, nel primo, nel secondo. Ma adesso che mi viene in mente così preso così alla sprovvista, sai che non... Non c'è stato molto da ridere. No, ma da ridere c'era sempre. Ma noi, cioè, no. Poi quando sei in gruppo, sei sempre in allegria, cioè quando poi trovi i ragazzi poi qua a Ferrara, nei 4 anni che siamo stati qua sono stati 4 gruppi in cui si è stati alla grande, ecco. Forse non è un aneddoto, ma credo che uno, conoscendo Fabio Bazzani, era un personaggio. Cioè Fabio lo vedevate serio, così era quello che faceva ridere di più, era il personaggio del gruppo, per cui voglio dire, cioè, non... Sai qual è la realtà, e poi dobbiamo chiudere, che penso che nei tempi di Pasetti e Buriani c'erano dei personaggi tra virgolette molto più anche folcloristici, adesso ci si è più omologati verso un certo tipo di professionismo, ci sono meno macchiette, ci sono meno forse vicende. Ma Mauro, anche nella gioventù noi si faceva allenamento, si andava a piedi dalla sede di Via Romea fino al campo. Quando si tornava si fermava da Orsucci a mangiare la pizza, quindi era anche un altro modo di vivere. Sì. Era un altro avevi modo. Solo quello. C'era solo quello. Era un'altra Italia. C'era quello che non vedevi l'ora di andare in campo per fare allenamento e non venire mai via. Questo è il discorso. Ci aspettavano quelle 14:30 senza avere notizie, senza avere immagini. Mauro, vogliamo ricordare anche dove si può trovare il libro per gli appassionati. Sì, il libro si può trovare in tutte le principali librerie, poi magari adesso stiamo ovviamente organizzando il nostro con l'editore, saremmo in grado anche di comunicare poi l'online, perché molti mi hanno chiesto, soprattutto da fuori, se possono trovare il libro online per non venire fino a Ferrara, quindi sicuramente ci sarà un modo di distribuzione. Magari nel prossimo speciale siamo in grado di essere anche più precisi. Ci conclude qui questo primo speciale dedicato a SPAL 110 1907-2017, curato dall'amico e collega Mauro Malaguti. Ci risentiremo tra circa una settimana, ci rivedremo con tanti altri e grandi ospiti, come quelli che abbiamo avuto oggi. Posso ringraziare Gigi Pasetti, Ruben Buriani, Luca Capecchi, grazie al nostro fianco. Grazie mille per quello che avete fatto anche per la SPAL. Grazie.